Filippo, gennaio 2021. Facci una fotografia del Filippo del presente e soprattutto anche del Filippo del futuro. Il 2021 per me sarà proprio l'anno che sarà il prodotto di una rivoluzione in qualche modo, no? Perché comunque io sono tra quelli, forse pochi, che ritengono nel mio settore che quello che è accaduto nel nostro paese, nel mondo, abbia profondamente cambiato la percezione del cliente con il nostro lavoro. Diciamo, tutto il mio lavoro ruoterà su quello che è stato poi la novità del 2020, cioè il delivery, la consegna a casa, l'asporto e l'apertura della gastronomia. Quindi un rapporto più facile col cibo, più diretto anche nella modalità di servizio, e sarà un po' il l'ago della bilancia che regolerà un po' tutto il mio lavoro. Come sapete, l'anno scorso io ho avuto la fortuna di lavorare per una stagione intera a Forte dei Marmi e ci stiamo ripreparando per la stagione prossima e si spera per Pasqua di poter tornare presto alla normalità e daremo un progetto stabile al locale di Forte dei Marmi, andando a creare qualcosa di un pochino più solido rispetto a quello che è stato un po' un lavoro emergenziale dell'anno scorso, sempre avendo come filone la mia cucina, la trattoria. Io sono partito da quello e negli anni ho fatto qualche curva a gomito, ma insomma poi alla fine si riprende a rettilineo e questo è il mio marchio, questo è il mio modo di lavorare, sia da un punto di vista di rapporto con il cliente che di produzione di cucina. Quindi la mia cucina, il mio rotes, la mia trippa, la mia cucina di trattoria, più o meno reinterpretata, però questa è la mia matrice e la porteremo al Forte. Chiaramente si necessiterà anche di una piccola reinterpretazione del locale storico, del mio locale di Pietrasanta, dove sto organizzando proprio sulla base di quello che è stato l'anno 2020 e quello che voglio fare nel 2021, in qualche modo una rivoluzione non sarà, perché dire rivoluzione poi basta, ne abbiamo fatte anche troppe, ma semplicemente consolidare tutto il lavoro che abbiamo fatto negli anni, prendere per buono tutto quello che il cliente ha sempre ritenuto la nostra eccellenza e da lì ripartire con una interpretazione un pochino più, ricca della proposta gastronomica, riguardando un po' quello che accadeva negli anni indietro, proprio come ristoro e non come ristorante che scimmiotta un po' il gourmet, ma ristorazione vera e propria, quindi inserimento di carrelli, bolliti, tornare un po' alla sostanza della cucina, che è quello che mi riesce meglio a me. Noi, i nostri classici sono sempre quelli, il tordello, la polpettina soprattutto è quella che viene richiesta in assoluto di più. Ora è il periodo di carciofi, quindi carciofi ci dobbiamo per forza averli in menù, però il tordello, il roast beef, la trippa, la zuppa frantoiana, il pacchero, noi te li diamo caldi, è vero, talvolta stanno 20 minuti in giro in macchina, ma non subiscono quasi nessun tipo di danno, tra virgolette, quindi arrivi a casa, li rigeneri o nel fornetto o nel forno tradizionale, il piatto è... Diciamo, è da lì che io ci ho costruito poi questo lavoro di gastronomia. E si fa in gastronomia? Qual è il piatto che più vendi, riesci a... Ma qui il piatto che si vende di più, la cozza ripiena sicuramente è uno dei piatti più richiesti. E l'insalatina di polpo, ma... Niente, l'ultimo, cosa ti senti di dire ai tuoi colleghi, amici, visto che diciamo in questo momento un pochino... di depressione globale, globalizzata, c'è bisogno di uno come Filippo che è sempre più positivo e che riesce sempre, anche nelle situazioni più difficili, a portare una ventata di entusiasmo e di progettualità. Sì, devo dire, noi in tutti questi periodi con i miei colleghi ci sentiamo, ridiamo, scherziamo, ci facciamo coraggio, tutti hanno un pezzettino di entusiasmo che portano, quindi dall'amico Roberto del ristorante Romano alla Chiara di Lorenzo, ci sentiamo veramente con periodi di assiduità e mi fa molto piacere. C'è una grande unione fra di noi e tutti hanno la voglia di tornare a lavorare normalmente.
quindi dico che l'augurio più forte è veramente di tornare a essere quelli che siamo e saper fare il nostro lavoro bene. Abbiamo bisogno di tornare a lavorare pranzo e cena perché è quello che sappiamo fare.